è probabilmente la sensazione più bella ricercata in sala pesi. Il pump muscolare. Quella sensazione di pienezza che Arnold paragonava all'orgasmo e che è anche utile nel momento in cui parliamo di ipertrofia. Questo video sarà dedicato proprio a questo, al pump, e probabilmente sfateremo qualche mito. Quindi occhio. Inizieremo cercando di capire a cosa è dovuto il pump muscolare, cosa succede quando ci alleniamo. Vedremo poi cosa fare per massimizzarlo in maniera semplice e efficace. E infine vedremo quelli che sono i benefici a livello di ipertrofia muscolare. Prima di iniziare, ragazzi, c'è un pulsante qua sotto, che è il pulsante iscriviti. Tanti di voi guardano i video e pochi si ricordano che con un semplice click possono dare un contributo molto importante a questa pagina. Quindi ricordatevelo e andiamo col video. Iniziamo col capire che cosa determina il pump muscolare. Quello che normalmente si crede e si dice che il pump dipende dal sangue che arriva dentro la cellula, no? Sangue, acqua, glicogeno all'interno della cellula. Ecco, in realtà questo è solo parzialmente vero, anzi, per la verità, quello che è il compartimento intracellulare è solo una minima parte del pump muscolare che abbiamo in sala. In effetti, il grosso della sensazione di pompaggio muscolare deriva dall'acqua extracellulare, che, mi rendo conto, può sembrare controintuitivo, ma ti do due importanti argomentazioni su cui ragionare per convincerti della cosa. Prima argomentazione: il compartimento intracellulare non si modifica in acuto in breve termine, così come il pump avviene. Noi andiamo in sala, che ci sentiamo scarichi, iniziamo ad allenarci e sentiamo pump. Ecco, questi cambiamenti acuti non possono dipendere principalmente da quello che succede dentro la cellula. Serve infatti del tempo per saturare e sovracompensare le scorte di glicogeno e per spostare acqua e nutrienti all'interno della cellula. Sappiamo invece che il pump muscolare avviene in pochi minuti. Arriviamo in sala, iniziamo a scaldarci, facciamo le prime serie allenanti e sentiamo progressivamente questa sensazione di pump, no? Che sale, che ci va a godere. Questo perché durante l'allenamento l'afflusso di sangue verso i muscoli aumenta in maniera significativa. Questo perché il muscolo richiede più nutrienti, più ossigeno, quindi i vasi si dilatano e arriva più sangue e più acqua nei capillari e nei fluidi extracellulari per permettere questo scambio. Un secondo elemento su cui riflettere è che quando avete pump su un distretto, prendiamo come esempio le gambe, che si capisce in maniera molto facile, si vede, quel distretto si appanna, si dice, cioè perdiamo i dettagli. Sapete quando la gamba e il quad è bello vascolarizzato, vediamo che ci sono tante vene, però non vediamo più quei tagli, quella profondità muscolare, quella definizione. Tant'è vero che in gara normalmente le gambe non si riscaldano, si lasciano così, perché sennò si appannerebbero. Ecco, il motivo è proprio perché il pump deriva proprio da un forte accumulo di acqua a livello extracellulare. Poi ricordiamo sempre che c'è un forte equilibrio tra il compartimento intra ed extracellulare. Quindi, per precisare, il pump muscolare deriva soprattutto dall'accumulo di acqua a livello plasmatico e extracellulare, nei fluidi extracellulari, ma logicamente è determinato anche da quanto la cellula sia piena, abbia scorte di glicogeno. Questi due fattori coesistono, ma mentre le scorte intracellulari sono quelle che permettono di vedere la pienezza anche prima di allenarci, no? Mi vedo allo specchio e così quando mi sveglio la mattina mi vedo che sono pieno muscolarmente. Il pump specifico che abbiamo in sala, quindi quella sensazione crescente, quel qualcosa in più di pienezza, deriva in questo caso dall'accumulo di fluidi. E qua infatti possiamo distinguere due tipologie di pompaggio: da una parte quello visivo, che dipende da entrambi i fattori, dall'altra la sensazione di pompaggio, che deriva principalmente non dal fatto che sono più pieno, ma che le cellule muscolari vengono spinte da una pressione esterna derivante dall'accumulo di fluidi. Quindi la singola cellula viene spinta dal fatto che ci sono più fluidi a livello extracellulare, e questo fa sentire questa sensazione di costringimento e quindi automaticamente di pienezza all'interno del compartimento. Ok, appurato che cosa crea il pump muscolare, la seconda domanda è: come facciamo a massimizzarlo? Abbiamo diversi fattori su cui possiamo giocare. I più importanti che vediamo sono 5. Il primo logicamente è l'acqua. Dobbiamo essere in una situazione di idratazione, in particolare di possibile iperidratazione. Questo perché alla base logicamente del pump muscolare c'è una ritenzione dei fluidi. Quindi il consiglio è quello di bere almeno un litro d'acqua nelle 2-3 ore precedenti all'allenamento, quindi arrivare che siamo idratati, e di consumare poi un litro d'acqua circa per ogni ora di allenamento. Quindi se mi alleno per un'ora e mezza, magari sorseggio un litro e mezzo,
se mi alleno per 2 ore magari arrivo a 2 litri, eccetera. Quindi mi mantengo in una situazione in cui do tutta l'acqua di cui poi il corpo ha bisogno per creare il pompaggio. Uno degli errori che si commette durante le gare di bodybuilding, quando si taglia troppa acqua, o meglio si commetteva, è che l'atleta saliva sul palco e poi non aveva pienezza, non aveva punk, perché era troppo ipoidratato. E sta per uscire il video sull'acqua che spiegherà molti di questi concetti, quindi ricordati, iscriviti al canale. Secondo fattore, i carboidrati, cioè avere un'alimentazione che abbia un buon quantitativo di carboidrati. Questo perché impatterà in primis sullo storage di glicogeno a livello muscolare. Ora abbiamo detto che il grosso della sensazione di pump deriva da un accumulo di fluidi extracellulari, ma non per questo i fluidi intracellulari non hanno un ruolo, non possono giocare un ruolo. Peraltro, mangiare carboidrati nel pre-workout e nell'intra-workout permette un aumento della vasodilatazione, porta a un aumento del volume plasmatico, perché una glicemia leggermente più elevata, quindi glucosio disponibile nel sangue, ha un effetto osmotico, e tutto questo poi va a permettere un accumulo di acqua extracellulare molto più facile. Questo ne abbiamo esperienza sempre, diete low carb non settiamo tanto pump. Quindi il consiglio è quello di integrare nell'intra workout da uno 0,5 fino a 1 grammo per chilo di peso corporeo di carboidrati, in base al contesto in cui state. E il consiglio è quello di utilizzare dei carboidrati a alto peso molecolare, come delle ciclodestrine altamente ramificate, perché vengono digerite e assorbite in maniera molto più facile, richiamando meno sangue a livello gastrointestinale, che logicamente in questo contesto è esattamente quello che vogliamo, cioè il sangue deve essere direzionato il più possibile ai muscoli e non ci devono essere, tra virgolette, distrazioni. Terzo punto, sempre collegato a quest'ultimo fattore, non mangiare troppo a ridosso dell'allenamento. Se ho mangiato un'oretta prima e sto ancora con la digestione in atto, ci sarà tanto sangue che viene chiamato a livello gastrointestinale e quindi meno accumulo di liquidi a livello muscolare. Abbiamo una situazione di minor pump muscolare. Cerchiamo di fare un pre-workout circa 2-3 ore prima dell'allenamento e magari iniziare a sorseggiare un intra-workout da un 10-15 minuti prima. Quarto consiglio, il sale. E qui finalmente rispondo a una domanda che mi fate in tantissimi, per esempio su Instagram: ma Ludo, ma perché il sale intra-workout e perché il sale aiuta il pump muscolare? Ecco, il sodio, contenuto nel sale logicamente, è il principale catione extracellulare. Per catione intendiamo uno ione caricato positivamente, infatti il sodio è Na+, è stabile come catione. Il nostro equilibrio cellulare prevede di cercare di accumulare quanto più sodio possibile a livello extracellulare attraverso un meccanismo di trasporto attivo che è la pompa sodio-potassio, che fa uscire fuori il sodio e fa entrare all'interno il potassio. Quindi andare ad assumere del sale nel pasto pre-workout e nell'intra-workout ci permette di aumentare l'accumulo di acqua extracellulare, perché il sale ha un potere osmotico, quindi richiama acqua, e conseguentemente a farci percepire molto più pompaggio. E questo è uno dei motivi per cui dopo aver mangiato un cheat meal o in altre situazioni ci vediamo che sentiamo tanto pump. Ecco, il sodio gioca un ruolo cruciale in questo. E infine, ultimo punto, quinto, la creatina. Ne abbiamo parlato in un video completo, quindi rimando a quel video. Comunque 5-7 grammi al giorno per aumentare le riserve di fosforo, creatina, ma anche migliorare in pump grazie anche a un effetto di glucose disposal agent, GDA, ci può aiutare a avere quella sensazione. E questo ci porta a introdurre lo sponsor di questo video, che è la Creatine MicroPure, che è la Tsunami Nutrition, creatina monoidrato micronizzata, quindi la forma di creatina in generale utilizzata negli studi scientifici che si è dimostrata essere efficace. È il supplemento ergogenico più studiato in assoluto, che si è dimostrato essere efficace in 1000 modi differenti, quindi uno dei supplementi che sicuramente vale la pena inserire, laddove il nostro scopo sia quello di migliorare l'ipertrofia muscolare. In questo caso anche il pompaggio. Qua sotto nel link in descrizione trovi il prodotto in offerta, e se vuoi aggiungere un ulteriore 15% puoi utilizzare il nostro codice RHINO15, che ti permetterà anche di sostenere questo progetto, quindi due piccioni con una fava. E con l'occasione, grazie a tutte le persone che utilizzano il codice, che ci sostengono e che sostengono questo progetto in generale in 1000 modi diversi. Grazie, grazie, grazie. E torniamo al video. Arriviamo alla terza parte. Ok Ludo, ho capito il pump muscolare che cos'è, ho capito come massimizzarlo, però a parte questa sensazione che, parliamoci chiaro, sarebbe più che sufficiente, mi hai convinto. Perché il pump permette di creare più ipertrofia? Allora, una parentesi molto importante. Qua dobbiamo distinguere quello che è il pump dallo stress metabolico, perché normalmente si fa confusione. Lo stress metabolico sarebbe il pump muscolare, in realtà sono due cose molto diverse, ma quello che succede normalmente è che quando facciamo qualsiasi cosa che ci porti ad avere tanto pompaggio muscolare in sede di allenamento, normalmente abbiamo anche tanto stress metabolico. Quindi seppur sono due processi molto distinti, in realtà
avvengono quasi all'unisono per le stesse ragioni, lo stesso environment, eccetera, eccetera. Ma dedicheremo un video sullo stress metabolico tra poco, che sarà molto completo e molto interessante, quindi anche là vi consiglio di rimanere sintonizzati sul canale. Quindi diciamo che la prima ragione è che qualsiasi cosa io faccia per estremizzare il pump, in qualche modo permette di estremizzare anche lo stress metabolico, soprattutto per quanto riguarda la tipologia di allenamento in sala. La seconda ragione è che più pompaggio muscolare mi porta anche una miglior connessione mente-muscolo. Ora, adesso molti sostengono che questa connessione mente-muscolo in realtà non esiste. Però, come dico spesso, se sostieni che non esiste la connessione mente-muscolo, vuol dire che non l'hai mai sperimentata. Se non l'hai mai sperimentata, vuol dire che probabilmente non sai allenarti. Perché in realtà, quando parliamo di connessione mente-muscolo, stiamo parlando di un fenomeno in realtà empirico. Ossia, le persone testimoniano di sentire meglio un distretto all'interno di uno schema motorio. Questo che cosa vuol dire? Non che il distretto lavora di più, ma che altri distretti sinergici al movimento stanno lavorando di meno, vengono meno coinvolti. Questo per via della creazione di alcune intention, per via dello stato di fatica del distretto target, per diverse ragioni, tra cui anche un maggior pump muscolare, che ci porta a sentire il distretto lavorare maggiormente e conseguentemente, concentrandoci di più sul far partire il movimento dallo stesso, stiamo coinvolgendo di meno altri distretti che hanno un ruolo sinergico. E infine, terzo motivo che collega il pump muscolare a una maggiore ipertrofia sta nell'afflusso di nutrienti. Ora, di nuovo, i nutrienti che ci interessa sono quelli che effettivamente arrivano dentro la cellula, ma il pump muscolare è uno stadio anticipatorio di questo, ossia il maggior flusso, la vasodilatazione dei vasi e l'aumento di acqua nei fluidi extracellulari è proprio fatto per aumentare lo scambio transmembrana di quelli che sono i nutrienti e anche l'acqua che arriva. In sostanza, noi schiaffiamo tutto quanto verso i muscoli, sentiamo questa sensazione di pump, ma quello che sta succedendo in realtà è che gradualmente c'è un maggiore scambio. Il distretto muscolare ha tutti i nutrienti di cui ha bisogno, tutti i processi sono ottimizzati e quindi si dice che la cellula idratata è una cellula molto più anabolica. Vuol dire che sta crescendo di più mentre ci alleniamo? Per la connessione mente-muscolo potremmo dire questo, ma in realtà il grosso che otteniamo come effetto è che è una cellula che avvierà i processi di recupero molto più velocemente e con maggior efficacia. Quindi ragazzi, questo è tutto per il pump muscolare, io spero che il video vi sia piaciuto, che vi abbia dato degli spunti interessanti. Qua sotto nei commenti qualsiasi domanda saremo ben lieti di rispondere, noi ci vediamo al prossimo video, chissà cosa sarà, rimanete sintonizzati.